subito Sport in Tourelle, torneo organizzato da loro e da la CS. La partita è Polisportiva Carso in maglia giallo fluo e W con la felpetta blu scuro. Noce verso Incocciati. Potete condividere la sua su WhatsApp. Ma dopo la possiamo rivedere. Sì, dopo. Sì, 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 lo potete rivedere, ma anche condividerla su WhatsApp. Tanto c'è il gol del numero 21 Incocciati. Rimessa laterale che verrà battuta proprio dall'autore del gol, Gabriele. Adesso Noce che cerca di passare la memoria proprio al compagno in maglia 21, ma che era scattato, palla che va fuori, quindi si può ripartire. Ricordiamo la categoria. Intanto c'è il tiro e il gol del pareggio, 1-1, subito non ci siamo fermi un secondo. Noce l'ha messa in mezzo, palla che però non era arrivata al meglio in area. Gira di era per Di Maggio, non Di Giacomo, il nome è Giacomo. Poi Antonio Ciccolella, lotta, c'è Incocciati che tira! Due tiri, due gol del numero 21, Bomber, quindi in questo inizio di gara. Ancora Di Maggio, lo mette in mezzo, è un tiro cross, fantastico gol di Giacomo Di Maggio che esulta sotto i propri tifosi. Da fuori però, adesso cross, si può provare, palla toccata al volo da Incocciati, poi Rocco Duva sulla destra, c'è il compagno Ciccolella da solo, ma fa tutto da solo il numero 4, va in solitaria e fa un gioiello di gol, 4-1, calcio d'angolo, giocano corto Maggi e Duva, ancora Maggi che vuole metterla in mezzo, non ci arriva Ciccolella, adesso ci sta provando il numero 9, poi Rocco Duva, altro gioiello del numero 4, 5-1 per la Polisportiva Carso, 14 sul cronometro. Adesso vuole entrare nella lista anche Mattia Maggi, palla presa dal portiere Margani, ma poi recupera un altro pallone il numero 10 e mette anche lui la sua firma, 6-1. La scarpa Rocco, 15 sul cronometro, ne mancano 3 alla fine di questo primo tempo. Entra anche il numero 7 Flavio Tassone, ci può provare ancora Maggi, tira Maggi e la palla entra di nuovo in porta, doppietta così, 1-2 di Maggi. Deve battere di nuovo il numero 7 Tassone, ancora Tassone, nulla da fare, di nuovo il 7 la mette con il destro da destra, ci può provare Ciccolella, poi dietro Mattia Maggi e tripletta, 3 gol consecutivi del numero 10. Tempo, fischia il direttore di gara, finisce il primo tempo in questo momento. Polisportiva Carso da più 1. Tempo, si torna in campo, inizia il secondo tempo tra Polisportiva Carso e W. 8-1 nel primo tempo, prende subito il palo Incocciati. W che attacca da sinistra verso destra come prima, la Polisportiva Carso da destra verso sinistra, non riesce però a portarla in avanti
La numero 21 che si rifugia dietro adesso in porta, ci dovrebbe essere Giacomo Maggi di Maggio. Recupera però la palla il numero 7 Flavio Tassone, si iscrive anche lui nella lista dei bomber di giornata. 9-1 Podisportiva Carso e gol di Tassone. Doppietta di Tassone, gol, poi scivola come il numero 7 sicuramente di cui si ispira, che è Cristiano Ronaldo. Ritorna il numero 4 Rocco Duva e subito altro gol. Neanche il tempo di aggiornare lo score, 11 a... può rigirare ancora con Tassone che ne mette un altro, veramente un'altra perla del numero 7. Dovrebbero mancare circa 10 secondi alla fine del tempo regolamentare. Vediamo se seguono e vanno in avanti i ragazzi della Polisportiva Carso. Siamo in vantaggio per 12-1, triplice fischio, finisce qui Polisportiva Carso 12 da 15-1.